Con il suo secondo film, La tana dell'urogallo viola, di 2 anni dopo, iniziò ad autoprodursi. Fu una scelta dettata solo dall'esigenza di avere un maggiore controllo creativo? Chiunque sappia trattare con un macellaio sa trattare con un produttore. A me, tuttavia, mi interessava avere a che fare solo con il primo, perché almeno mi dava qualcosa da mettere sotto i denti se lo pagavo, mentre il secondo voleva sbaffarsi quasi tutto, dandomi meno di un decimo di quello che incassavamo al botteghino. Fu anche il primo film in cui rivestì il ruolo di attore protagonista. Beh, col tempo mi sono convinto che Stanley in fondo avesse ragione a considerare gli attori come bestiame. Con il primo film, infatti, avevo trovato dei veri e propri animali da palcoscenico. Roba da far diventare vegetariani anche dei piranha radioattivi. Mi dava fastidio però che tutte le attenzioni mediatiche alla fine si concentrassero su di loro e il lavoro del regista finisse in secondo piano. Più che un film, a volte avevo la sensazione di mettere in piedi un concorso di bellezza per cani, dove i premi venivano assegnati ai quadrupedi che riuscivano ad abbaiare 4 battute in croce. Insomma, tra i cani, alla fine, volevo essere quello che dimostrava di saper recitare come un attore. Quella sua prima prova fu coronata da una pioggia di riconoscimenti e di candidature. È vero che, dopo averla vista al cinema, il regista finlandese Kaurismäki cercò invano di proporne un ruolo nel suo film Le nuvole in viaggio? Questo è quello che mi disse lui anni dopo, quando lo incontrai al Festival di Cannes. Non potei rintracciarmi perché non avevo e non ho tuttora un agente, né un recapito a cui inviarmi le sceneggiature. Io gli risposi che avrei comunque rifiutato perché di professione non faccio il cane da riporto. Lui la prese sul personale, ma rimanemmo comunque in buoni rapporti. Nel mondo dello spettacolo si dà per scontato che tutto sia così artefatto che non appena qualcuno osa indossare la propria faccia, qualcun altro sente subito il bisogno di calare il sipario. Con la sua faccia e le sue doti, lei non ha solo conquistato prime pagine, copertine e palcoscenici, ma anche i cuori di una folta schiera di donne, molte di loro conosciute sui set dei suoi film. Improbabile che siano stati soltanto la mia faccia e il mio talento a conquistarle. In qualche caso, più dei miei attributi artistici e bancari, ha prevalso quello virile. La sovraesposizione mediatica permette a chiunque di toccare punte di fama pressoché divina, ma non di fare arrivare qualcuno all'empirio toccando in una sola volta il punto A e il punto G. Forse questa parte sarà meglio ometterla. E perché? E potrebbe farla apparire un po', come dire, ecco... Credeva di fare un documentario su Simeone Stilita? A proposito di apparire, sbaglio o il suo DOP sta usando un'ottica focale fissa? È un 50 mm. Un nifty 50. E scommetto che ti stai divertendo con l'effetto bokeh, eh? Voglio rivedere subito il girato. Nessuno può andare fuori fuoco senza il mio permesso. La prego, no, non faccia così, no, la prego, no, aspetti, no, aspetti, no.